te, Omar. Con questo hai avuto tutto l'oro che volevi. Parla ora. Il vecchio re Cronta ascolta i miei consigli e quando verrà il momento non sarà certo lui a intralciare i tuoi piani. Perché? Grazie a me ti teme sempre di più. E a Suer? La principessa è molto orgogliosa. Ma vedrai, la convincerò ugualmente. Tu vada solo a prepararmi il terreno e cerca di far presto. Il mio mandato sta per scadere e non so se il Senato di Roma lo rinnoverà. Fidati di me, Vadio. Presto sarai il padrone assoluto di Aristea. Ricorda una cosa. Io non sono abituato a buttar via il mio denaro. E adesso va. Vadio, getta la spada. Ancora voi? Sì, non lo sapevi? La setta dei Kiva è immortale. Non mi avrai vivo, Morakeb. Non fare l'eroe, qui nessuno ti vede. Forse noi due potremo trovare un accordo. Seguimi. Ruota si fermasse, sarebbe la fine per noi. A che cosa serve? Immette aria nelle caverne e muove i meccanismi di tutta la città. I Kiva non possono contaminare la purezza della loro stirpe. Questo è il nostro segreto. E un giorno saremo i padroni del mondo. Muovetevi! Forza! Anche tu miri a un potere sempre più grande. Perché non fare un'alleanza? Aristea trarrebbe vantaggio dall'amicizia dei Kiva. Dimentichi che non sono io il re di Aristea. Ma lo sarai presto, sei ben informato. Nessuno, nemmeno il vecchio re, osa opporsi ai tuoi ordini.
Qual è il prezzo dell'alleanza dei Kiva? Schiavi per la grande ruota. Come potrò mandarteli? Non so neppure dove ci troviamo. Non lo saprai mai. Tu conosci il lago delle acque morte. Quando vorrai vedermi, io sarò lì. Detto, entra! Oste, portaci un altro vino! Perché? Quello non va bene? Se ti piace, bevilo tu! Gente! Vieni da lontano, centurione? Sì, vengo da un presidio di frontiera. Chi sono? Soldati. Ma che genere di soldati? Avanti, parla. Dai mercenari di Vadio, la sua guardia del corpo. E quelli? Sono soldati del re Krontal. Gli romani come te se ne vedono pochi qua. Ho sentito che Vadio ha intenzione di sposare la figlia di re Krontal. Io l'ho vista, è una bella ragazza. E quando l'avrà sposata dirà al re: tu sei vecchio, riposati, ci penso io a governare. Tu conosci da molti anni la mia fedeltà. E sai anche la devozione che nutro per la principessa Assuer, tua figlia. Ma non vedo altro mezzo perché tu possa conservare il trono. Soltanto così potrai evitare che Vadio si impadronisca del tuo regno con la violenza. Lei sola può decidere della sua felicità. Omar, tu parli di me come se io non avessi una mia volontà. Un mio sentimento. Come si permette Vadio di chiedermi in moglie? Chi gli dà tanto ardire? I suoi mercenari. Sappiamo il sacrificio a cui vai incontro, principessa. Ma te lo chiediamo per il bene del tuo popolo. Comunque, la tua decisione sarà rispettata. Padre. Ha bisogno di riflettere, ma sono certo che l'amore per il suo paese la convincerà. Aiuto! 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 Centurione, ti perseguitano! Aiuto! Dov'è quel farabutto? L'ho visto entrare, dov'è? Ah, sei lì! No! È inutile che ti nascondi! No, aiuto! Ti ho visto, sai! No, l'orecchio, no, l'orecchietto, no! Aiuto, faccio fuori! Ma una volta non ti scappi, sei pazzo! Ladro! Questo è un troione, un truffatore, ladro! Ma adesso me la passo! L'ho detto! Bravo centurione, sei un eroe e ti nominiamo protettore dei giganti. Che spiritoso sei. E dei ladri. Non ha l'aria molto soddisfatta. Sembra quasi offeso. Ha ragione, poverino, dimenticavamo il brindisi. State fuori! Non voglio rischi qua dentro! Fermo! Bravo, permetti che ti abbracci. Mi hai quasi distrutto la taverna, ma una soddisfazione come questa non apprezzo. Bel mucchio di salami, bel mucchio di salami, bel mucchio di salami. Soddisfatto? E come? E se tu avessi bisogno di aiuto, sarò avanti, sempre ragazzi, a tua disposizione. Datemi una mano a portarli via. Il signore, quanto è vero che mi chiamo Golia. Ti ringrazio, amico, ma spero di non aver bisogno dell'aiuto di nessuno. Non
si può mai dire nella vita. Comunque, lo sai come fanno a trovarmi gli amici? No, semplicissimo, basta fare un fischio e un attimo dopo arriva Golia. Fammi bere alla tua salute. Addio, Centurione. Addio, Golia. Sei un amico? Sì. Quanto a te, se un'altra volta metti in giro delle chiacchiere sul conto mio, faccio così. Oh, brutto figlio di un cane. Gambe, gambe, gambe. Ma va, Dio, noi siamo povera gente. Viviamo del nostro raccolto. Ci basta appena sfamarci. Non possiamo pagare il tributo che ci ha imposto. Allora bruciategli la casa e prendetegli il bestiame. Via! Pietà, Vadio, pietà! Il centurione Marco Aulo ha rapporto. Hai abbandonato un presidio di confine senza avere la mia autorizzazione, Marco Aulo. Hai violato la legge e, come se questo non bastasse, appena arrivato in città ferisci dei soldati. Vuoi dire dei mercenari? Attento, centurione. Attento a non passare il segno. Allora, cosa vuoi? La paga dei miei legionari. Non la ricevono da mesi perché il denaro che spetta loro tu lo distribuisci alla tua guardia del corpo. Compri la fedeltà di pochi e perdi quella di molti, quella che ti è dovuta per il potere che qui rappresenti. Io non rappresento il potere, Marco. Sono il potere. E tutti mi devono rispetto e obbedienza. Fino a quando? Il popolo è stanco dei tuoi soprusi. E i presidi sono prossimi alla ribellione. Se a Roma sapessero ciò che accade qui... Vadio, che intenzioni hai? Questo non ti riguarda. Adesso torna immediatamente al tuo presidio e non muoverti senza mio ordine. O ti farò processare per insubordinazione. Assassino! Maledetto! Perché mi hai salvato? È mio preciso dovere. Continua a farlo, il tuo dovere. Uccidi subito quell'uomo. Sono un centurione, non un carnefice. Da questo momento non sei più un centurione. Non sei più niente. Visto che non hai voluto uccidere per fare giustizia, dovrai uccidere per divertire gli altri oppure essere ucciso. Sarai un gladiatore. Tu non puoi fare di me uno schiavo. Sono un cittadino di Roma. Un soldato. Io posso fare tutto quello che voglio. Portatelo nei sotterranei dell'arena. Via, portatelo via! Al prossimo combattimento te lo faccio vedere. Voi altri fuori ad allenarvi! Pensaci tu, Adenabar! Attento a non restarci qui. Ah, fatela finita voi due, non sapete parlare d'altro. Sì, non sappiamo parlare d'altro. Ah, sì. Ehi, Dakar, adesso li scegli anche fra i centurioni romani, i gladiatori? Perché no? Chiunque può scendere una volta nell'arena. Già, una volta sola. Se capita a me, voglio proprio divertirmi. Bada che i centurioni romani sanno tutto sulla strategia. Gladiatore? In piedi, gladiatori, arriva Golia, scattare! Mettersi in fila e aspettare il proprio turno, non voglio resse! Chi ha le mani sporche lo lascio a digiuno e chi non si è lavato le orecchie lo sbatto in catene! Un po' scomodo, eh? Così impari l'igiene. Chi è causa del suo mal, pianga se stesso. No, e non fate briciole in terra, eh? Se non ci fossi io a tenere un po' d'ordine, un po' di disciplina qua dentro... A te ti mando sotto processo, così impari una volta per tutte a fare il furbo con me. Sveglia! Hop.
Golia! Chi mi chiama? Sono io, Marco, il centurione romano. Quello della taverna, non ti ricordi di me? Ah, sì, certo! Che ti dicevo che ci saremmo incontrati ancora? Perché ti trovi qui? Potrei rivolgere a te la stessa domanda. Sai, mi arrangiavo un po' per tirare avanti, ma poi mi è andata male e mi hanno scoperto. Ora porto da mangiare ai gladiatori, quelli che tu dovrai incontrare domani. Quanti sono? 6 bestioni. Sì, ma tu non avere paura, ci sono qua io. Devi essere forte e coraggioso. Battiti da romano, ma prima di ogni altra cosa, mangia. La dieta è tutto. Devi essere in forma perfetta domani. Brigati tu. Calma, calma. Ci sarò anch'io, ma mi raccomando, tieni gli occhi bene aperti domani, perché ne combinano di tutti i colori quelli. Si fingono feriti, gettano la sabbia negli occhi, colpiscono alle spalle tutte le scorrettezze di questo mondo, tutte. Nell'arena, se sei leale, ci rimetti la pelle di sicuro, amico mio. Auguri. Grazie. Prego. Questi 6 ti ammazzerà. Addio. Centurione, tocca a noi. Vinca il migliore! Cuore tenero, centurione!
Fisio, sistemalo tu. Dai, forza, Jack, Jack. E ne approfitti perché sei il capo. Uccidilo! Yeah.
Nessuno ha il coraggio di uccidere quell'uomo? A me una spada! Che siano uccisi tutti! No! La legge di questo Stato non punisce con la morte il gladiatore che risparmia l'avversario. Mi inchino alla legge. Ma rimpiangeranno la morte. Leggendari gladiatori di Aristea. Che magnifica accozzaglia. Un rinnegato, uno schiavo, un assassino, un ladro. Ribaldi della peggior specie, indegni di essere chiamati uomini. E questi sanguinari incalliti rivelano d'un colpo una sensibilità da fanciulle. E il pubblico assetato di sangue si placa. Sarebbe proprio comico scoprire che dietro queste facce nascondete davvero tanti squisiti sentimenti. Dakar! Fai in modo che portino addosso i segni della stima e dell'affetto che ho per loro. Ma bada che dovranno camminare a lungo e con le loro gambe. Della stima e dell'affetto. Ha ha!
Contro la forfora! Di qua! Discendati! Gambe, gambe, gambe! Di là! Venite! Ho detto che ho da fare qui! Presto, presto, presto! Dove sono andati? Di qua! Venite! Tutti i valichi sono presidiati dai nostri. Ponti e strade sono sotto controllo. Numerose pattuglie perlustrano i boschi, ma la natura stessa del terreno... Siete dei buoni a nulla. Ti riporteremo quegli uomini, Vadio. Sarà meglio per te o pagherai con la tua testa. Li voglio assolutamente qui, vivi o morti. E soprattutto, Marco, quel centurione rinnegato. Marco! Ti stanno braccando, Marco. Ci sono pattuglie da tutte le parti. Vadio non ha certo perso tempo. Valichi, ponti, strade, sono tutte controllate dai suoi mercenari. Ci è mancato poco che ci prendessero. Conviene separarci e tentare ciascuno per conto suo. Non credo che sia una buona idea. Presi uno per uno rischiamo di farci accoppare. Restando tutti uniti invece possiamo forse... Contraccambiare in qualche modo l'affetto che ci ha dimostrato Vadio. Deve pagarla. È molto cara. Quanto a me, rimango ad Aristea. Certo, non avrò vita facile qui, ma io lotterò fino a quando non riavrò ciò che mi hanno tolto. A noi non hanno tolto niente, perché niente avevamo. Ma adesso ciascuno di noi ha il suo conto aperto con Vadio. E dobbiamo chiuderlo. Se restate, vi prometto che Vadio pagherà il suo debito. E presto. Se l'avessi davanti. Oh! Ehi, Dico! Sei arrivato, collega. Bella riconoscenza. Io vi porto da mangiare e voi mi prendete a coltellate. Non è carino da parte vostra. Fortuna che io schivo tutto. È facile per lui. Dunque, finitela di ridere come tanti scemi e aprite bene le orecchie. Sia ben chiaro una cosa. Con voi altri io ci sto, ma tutti per uno e uno per tutti. Ha ragione. E se non vi va, io me ne vado. Oh, sì, allora. Oh, allora. Salve. Me l'aspettavo. Ancora nessuna traccia di quei maledetti. Come se la terra li avesse inghiottiti. Possibile che tu, con tutti i tuoi informatori, non riesca a scovarli? Dubiti della mia lealtà, Vadio? Agirei contro il mio interesse. Ma non capisci la gravità della situazione? Se quel centurione informa Roma di ciò che accade qui, è finita. Dobbiamo stringere i tempi. Mi sono permesso di anticipare questo tuo desiderio. Gli ambasciatori e i dignitari che presenzieranno le tue nozze con la principessa Assuer sono già in cammino. Thank you.
Caldea. I notabili di Tudor. Ambasciatori dei potenti regni di Refos, Nefer, Timur, Sunat, Gondor, Teros e Banchu. Oltre ai doni, una nuova testimonianza di amicizia e di lealtà. A nome del re, vi do il benvenuto e mi auguro che restiate soddisfatti della nostra accoglienza. E tu della nostra! Prendeteli! Lasciatemi!
dobbiamo filare! Prima sistemo Mario! Ma non c'è tempo adesso! Andiamo! Seguitemi! Vi raggiungo dopo. Filate voi, presto. Allarme! Allarme! Quei furfanti sono fuggiti da questa parte. Presto, presto, inseguiteli. Passami da bere. Niente. Questa donna, Marco, potrebbe essere una miniera d'oro per noi. Nessuno ti farà del male, te l'assicuro. Temi di perdere il riscatto? No. Ti restituirò a tuo padre senza pretendere nulla in cambio. Allora perché mi hai rapita? Per evitare che Vadio, sposandoti, diventi il padrone incontrastato di Aristea. E se io l'amassi? I tuoi occhi non sanno mentire. Basta guardarti per capire che non puoi amare un uomo falso e ambizioso come Vadia. Ma che ne sai tu dei miei veri sentimenti? Che ne sai? Se ami quell'uomo, sei libera di andartene. Allora? Che cosa aspetti? Ma chi sei veramente? Un bandito e un rinnegato per i nemici del tuo popolo. Ma voglio che sia tu a giudicarmi. Ah. Salve. Pochi uomini in un territorio così vasto non è cosa facile. Ma nemmeno impossibile. Ci terrei a sapere il parere dei tuoi soldati. Sono giorni e giorni che li cercano, e inutilmente. Per questo mi rivolgo a te. Tu conosci ogni segreto di questi boschi, ogni possibile rifugio. Ti darò in cambio 200 dei miei migliori schiavi. Ah, sei generoso. Devono starti molto a cuore davvero quegli uomini. E ancora di più la ragazza che è con loro. Si tratta della... della principessa Assuer. La tua futura sposa, lo so bene. Non appena l'avrai ritrovata, avvertimi. Verrò a riprenderla. Non prima di avermi mandato gli schiavi.
concerto. Questo qua poi fa il trombone solista. Poi c'è l'ottavino, il violino di spalla e il controfagotto. E il pubblico lo dovrei fare io, ma io me ne vado, questa musica da camera non la sopporto. Mi ritiro e buonanotte, suonatori. Che lo uccida! Portateli via! Vedo quei rinnegati. Dove sono? Sono al sicuro. Bene, Morakeb. Voglio che muoiano. Decido io della sorte dei miei prigionieri. Quando arriveranno gli schiavi, disporrai della loro vita. Io tengo fede ai patti. I 200 uomini che ti ho promesso sono già in viaggio da 3 giorni. Non sono stati avvistati. Giungeranno qui domani. Molto bene. Domani riprenderai la principessa. E in quanto agli altri, malediranno il giorno che sono nati. Dio ha mantenuto la promessa. Andategli incontro. Tutti a cavallo. Thank you.
Deve essere un cinghiale. Meglio farlo uccidere. Potrebbe danneggiare gli impianti di ascolto. Thank you.
segnale di cambio della guardia. All'appello mancano 106 uomini e i prigionieri di Vadio. Bloccate tutte le uscite! Richiamate le pattuglie dall'esterno! Presto! Gli arcieri! Subito!
Marco, che facciamo? Arrivano altri Kiva. I meccanismi sono fermi del tutto. Nelle caverne manca l'aria, si respira con difficoltà. Dobbiamo trovare un passaggio verso l'esterno. Lui il passaggio vuol trovare e a me tocca tribolare. Qui con torcia, pece e fuoco la mia pelle metto in gioco per la gloria e la vittoria degli eroi di questa storia. Sai che faccio? Me la squaglio di gran prescia mentre conto alla rovescia. 5, 4, 3, 2, 1. Chi vuole ribellarsi a Vatio? Ci vendicheremo! A morte no! Mi si accusa di crudeltà, di ambizione e persino di essere sceso a patti con Morakebe, la setta dei Kiva. È questa la riconoscenza della principessa Assuer? Dovevo lasciarla uccidere, Krontal? Ti sono grato per il tuo intervento, ma Assuer è sconvolta da ciò che ha passato. È preferibile rinviare queste nozze. Rinviare? Vatio. Chi osa ostacolare le mie decisioni? Sentiamo! Non tollero che i dubbi e le incertezze di questo vecchio irresponsabile... Vatio, stai parlando al re! Quale re? Non ne vedo nessuno in questa sala. Come ti permetti? Basta con le parole adesso. Omar! Arrestatelo! Omar! Anche tu! Vatio... Bada, te ne pentirai. Pensa a te piuttosto. Se proprio tieni la vita di tuo padre, non cercare di ostacolare ciò che ho stabilito. Vi ringrazio di aver risposto al mio invito. La notizia che ho da darvi è della massima importanza. Stanco di aver regnato per tanti anni e di momenti così difficili per il nostro paese, il re mio padre ha deciso di abdicare. Ed io, quale sua unica figlia, sono chiamata a succedergli sul trono di Aristea. Ma mio padre, considerando questo compito troppo gravoso per una donna, ha espresso il desiderio che un uomo forte e leale divida con me gli onori e le responsabilità di governo. Obbediente alla volontà paterna, ho deciso di sposare Vatio. Novità, novità ragazzi, notizie straordinarie. Domani per l'incoronazione Vatio ha fatto venire un corpo di ballo da far resuscitare i morti. Non so se posso dirvi tutto, visto che qui c'è un bambino. Bambino un corno, ho 25 anni io. Ah, quando è così? 10 ragazze alte, flessuose, 10 bocconcini da re. E balleranno a palazzo? Certo. Amici, ricordatevi che abbiamo un giorno solo per impedire le nozze. E senza dubbio non c'è che un mezzo, uccidere Vatio. Già, ma come? Otto! Penetrando a palazzo. Sì, è vero. Tu, raduna qui stanotte tutti i capi della rivolta. Bene. Golia. Che vuoi? C'è un lavoretto per te. Ah. Musica! Thank you.
presto. Tutte a riposare, correte. Via, 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 mie libellule. Vai, brucia! Gli uomini che abbiamo liberato sono alle porte della città. Sono pronti a morire pur di vendicarsi. Ma il successo della rivolta dipende soprattutto da questo. Che ciascuno esegua in tempo il compito che gli è stato affidato. Anche a costo di sacrificare la vita. Tu attaccherai i sotterranei della reggia. Tu quelli dell'arena. E tu gli alloggiamenti dei mercenari di Vadio. E il popolo quando insorgerà? Vi daremo noi il segnale della rivolta. Ehi! Missione compiuta! Amici, l'ora della riscossa è vicina! Urrà! Urrà! Avanti! Suonate, musici! Se ti dice un gran bene, se ti riferisci alle ballerine, sono d'accordo con te. Ecco le mie libellule! Che facciamo ora? Smettila! Non fare baccano! Non dare nell'occhio! Con che piede si comincia? Col sinistro? Avanti! Sei pronto? Io me ne vado! Dove vai? Avanti! Con leggerezza! Vogliamo sederci? Ti piace? Mi sembrano un po' legati. Un ottimo spettacolo comico! Tutti insieme. Guardie a me! Avanti! Le mie libellule, le mie libellule! Dei calabroni! Con me. Uno, due. Hey.
Thank you.
misura per me. Solo me. Dov'è Golia? Eccomi! Eccomi qua! Carica! Yuhu! 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 Comunico Golia, che abbiamo vinto! Il nemico è in fuga su tutti i fronti! E voi come state? Voglio passarvi in rivista! Manca nessuno all'appello? Tutto a posto? Sì. Bravo! Vedo che anche tu stai bene, eh? Neanche un graffio, eh? Neppure tu! Arminio, il solito fusto! E tu, Cor? Com'è andata, Golia? Bene! E così, grazie a Golia e ai suoi assistenti, vissero tutti felici e contenti.